Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video sul canale. Oggi, come avrete capito dal titolo, sono qui a portarvi un nuovo episodio della serie di Counter Strike Unbox a Fragaton, ovvero quella serie dove andiamo ad aprire una cassa e l'arma che troviamo all'interno di quella cassa la andiamo ad usare in deathmatch e dobbiamo fare almeno 25 kill. Se non riusciamo a fare queste 25 kill saremo costretti ad aprire un'altra cassa e continuare così all'infinito. Ovviamente vi ricordo come sempre di lasciare un like a questo video se volete appunto sostenere questa serie e vi ricordo che dato che l'arma che trovo all'interno di quella cassa la metto in contest, in giveaway, chiamatelo come volete, se volete partecipare al giveaway di quest'arma potete scrivere nei commenti hashtag esci l'arma, staccato il vostro nome di Steam e ovviamente dovete lasciare un like a questo video. E mi raccomando ragazzi, aprite le vostre orecchie perché sono stufo di dirlo ogni volta. Quando da due giorni dall'uscita di questo video, quindi dopo due giorni, sulla pagina Facebook di Dark Folly, ovvero la mia, uscirà un post con la foto del vincitore. Se non andate a reclamare quell'arma, me la tengo io. Quindi aprite le orecchie, non chiedono 20.000 volte. Se non avete Facebook, non potete partecipare perché mi dovete avvisare lì se avete vinto o no. Quindi, fatta questa intro, adesso andiamo a scoprire che cosa andremo ad aprire oggi. Ho comprato una chiave revolver, esatto, e quindi andremo ad aprire appunto la cassa revolver, ovvero l'ultima cassa che è uscita, dove si possono trovare queste cose. Le cose più fighe sono la cap point di Sarai, che c'è lo stat track testato, l'ho comprata qualche giorno fa, la revolver, l'M44 e queste cose qui. Quindi, ti prego, fammi trovare qualcosa di decente, Kaben, alzate le mani al cielo e andiamo ad usare questa chiave. E vediamo che cosa troviamo. AUG, StatTrak, Ricochet. Non so che usura, però no, non mi sembra neanche messa benissimo. È abbastanza rovinata come pattern, però è StatTrak. Vediamo un attimo com'è. AUG sarà segnata dalle battaglie, no? È stata sul campo. E vediamo che valore ha. Che vale ben 66 centesimi. Magari se era un'usura migliore valeva di più. Però vabbè, è la prima AUG che troviamo, soprattutto abbiamo trovato StatTrak. Adesso la andiamo ad usare in deathmatch e ci andremo a divertire con quest'arma per nobby. Ok ragazzoli, eccoci qui in partita, ci troviamo sulla mappa Aztec. La partita è iniziata già da un minuto, quindi dobbiamo cercare di sbrigarci nel fare queste 25 kill. Comunque un attimo, cioè questo mi sta sparando da dietro. E questa è l'arma che abbiamo trovato nella cassa, si vede così in gioco, è abbastanza rovinata. Infatti non costa neanche tanto, però dato che ha lo StatTrak, almeno ha dato questo tocco di classe, perché sennò l'arma costerebbe 3 centesimi. Comunque, innanzitutto, come spiego sempre, come si fa ad usare quest'arma? Ovviamente avendo il mirino è un'arma reputata per nabbi, perché ovviamente avendo il mirino potete sparare, cioè non ci vuole un genio per capire come cavolo si deve sparare con quest'arma. Comunque lo spray pattern di quest'arma, adesso lo faccio vedere, sto sparando contro un muro, va sempre verso l'alto, quindi quello che dovete fare quando ad esempio avete un nemico che magari non sia questo bot è quello di mirare e abbassare. Ovviamente dovete cercare nella lunga distanza di sparare raffiche massimo di 3 o 4 colpi, perché se cercate di sprayare diventa abbastanza difficoltoso per regolare lo spray pattern. Comunque, si può anche sparare senza mirare con quest'arma, solo che ovviamente dato che è ventata principalmente sulla distanza, sparare senza mirare ti rende doppiamente più nabbo. Comunque, per il momento siamo a 3 kill, ovviamente la lobby non era piena quindi c'erano dei bot, però killare i bot non c'è scritto che non si può fare un box a fragaton. Comunque, sulla distanza anche ragazzi è preferibile, adesso mi è venuto in mente questa cosa, cercare di tappare la testa, ovvero mirare la testa e sparare i colpi così, in modo da riuscire a fare più danno possibile. Questo qua lagga come non so che cosa. Ok, quello là sta laggando troppo. Ovviamente mi hanno beccato da sotto. No, 99 in 4 io ho tolto a quello. Magari se miravo lo ammazzavo. Qui a sinistra c'è gente, perfetto. Come vedete, se il colpo va alla testa, anche se la gente è il Kevlar, o li one shottate oppure li togliete sugli 80-90 HP. Ok, sono spawnati tutti dall'altro lato, quindi adesso comparirà qualcuno qui davanti. Presumibilmente sì. Eccolo. Wham. Mi sento un nabbo ad usare quest'arma, perché la usavo agli inizi quando ero Silver o Nova e non la uso praticamente ormai da anni. Mi capita di usarlo una volta, due in competitive quando lo vado a fregare ai nemici. E comunque è abbastanza sgrava, perché se vi mettete ad esempio su Dust 2 in, non lo so, in long, è come avere un cecchino. Ovviamente devi anche saper sparare. E all'estero sinceramente non l'ho mai vista usare come arma, a differenza della Dust Sniper che si usa molto spesso. Dai, esci. Ma quello è nostro. Ma mi spiegate come avete fatto a non ammazzarlo che eravate in tre? Vabbè, facciamo di uccidere domande. Ok, qui è tutta gente nostra. Lì sotto ho visto uno. Dentro quel pilastro, il cecchino. Dai, affacci. Ah, era nostro.
Da dove cavolo sono i nemici? Sono tutti counter terroristi sta mappa. Comunque siamo ancora a 9 kill e abbiamo appena cioè già siamo a metà partita, quindi dobbiamo sbrigarci a ammazzare la gente. Dai, one tap. Quanto gli ho tolto? 74 in 3. Beh ragazzi, se sulla distanza, se non l'ho beccato in 18, non li ammazzerete mai. Ma proprio mai. C'è gente qua. Boom. Ok, c'è morto. Anche perché ragazzi, vi consiglio di mirare non proprio alla testa ma un pochino in basso, perché anche se hanno regolato lo spray, il colpo andrà automaticamente verso l'altro, quindi la maggior parte delle volte dovreste riuscire a beccare in headshot. Comunque sono lowissimo di HP. Questo c'è morto. Quanta gente c'è là sotto? Parecchia. Dai, perfetto. Abbiamo fatto ace praticamente. Però boh, siamo a 15 kill. Il bot che mi stava per ammazzare, che mi ha lasciato 20 di vita. E ovviamente ci sono quelli sopra i ponti che ammazzano sempre. Ma questo è il deathmatch proprio dell'ignoranza. Ci sono gente con i Negev, gente con tutto praticamente. Qui c'è un altro che ovviamente non ci muore. Dai. Oh, ogni volta che spawnano sbucano da tutti i posti. Ok, sullo lato stavo accoltellando, però ho preferito ammazzarlo perché mi servono un kill. Lì ho visto uno, lì sotto c'è un altro. E lì c'è morto quello che stavo sparando, perfetto. Comunque un attimo, ho visto gente scendere qua sotto. È questo che stava camperando dietro l'angolo, ma quanto è simpatico. Comunque con l'augo potevamo senza problemi arrivare primi. Solo che dato che siamo entrati in ritardo, diciamo così, non riusciremo mai a vincere, presumo. Comunque vabbè, quanto siamo? 18 kill. Ma perché? Sempre questo mi ammazza. O si mette a camperare oppure mi spunta da dietro. Allora, concentriamoci. Cerchiamo di andare in alto, dato che ho visto che non c'è nessuno dei nostri, quindi vuol dire che ci sono i terroristi. Vediamo sul ponte, non c'è ma dove cavolo sono? Cioè faccio i giri per la mappa, non li vedo. Poi all'improvviso di sicuro me li vedo sbucare dietro. Ok, adesso per esempio c'è gente in B. Anzi, no. Erano tutti dietro di me, cioè in tre. Vabbè, adesso li dovrò infinocchiare da dietro. Anzi, ci dobbiamo sbrigare, mancano 3 minuti. Ce la devo aprire un'altra cassa, che è meglio per voi ma peggio per me. Per i miei soldi. Ok, tripla. Ovviamente mi stanno sparando da dietro. E io dovevo ricaricare. Anche perché avendo un rate di fuoco molto elevato, pur avendo 30 colpi nel caricatore, vi capiterà molto spesso di dover caricare in momenti difficoltosi. Sto qua giù, ma si è fatto tutta la salita sparando. Però ha funzionato e mi è riuscito ad ammazzare. Comunque mancano 3 kill per finire un box a fragaton. Però ovviamente, dato che ho ammazzato un paio di bot, adesso non so quanti, vorrei cercare... Porca paletta, muorici. Vorrei cercare di fare più kill. Così almeno non vi lamentate. Ammazzati i bot, Vabbè. Non dovrebbe essere un problema, a meno che... Cioè, a meno che non riusciamo a vedere gli avversari, perché è il problema principale di sta partita. Mancano 2 minuti, sono a 23 kill. 24. 25. Ok. Però ancora mancano 2 minuti prima della fine del deathmatch, quindi c'è questo qua che sta laggando come un pazzo. Ok. È fantastica comunque come arma. Tornare ai vecchi tempi del silver. Ho sentito uno spawn là sotto. Sì, però la WP. No, era un altro che mi è sbucato da sotto. Vabbè, comunque sono tutti in B. Vediamo se riesco ad arrivare prima in qualche modo. Mi ha dato un colpo da WP e di autosniper nelle spalle. Questo qua, quello là sarà Silver 1, va di sicuro a 2 FPS. Questo si stava nascondendo. Ok dai, ci mancano pochi punti per arrivare primi. E abbiamo 1 minuto e 39. Shottato. Cioè comunque dopo un deathmatch con quest'arma ti dimentichi completamente come sparare con le altre. Perfetto. Allora, ci dovrebbe essere gente che adesso sbuca da qua, però già c'è questo dei nostri, quindi ci andiamo a mettere qui. Ho sentito dei passi, vabbè, l'hanno ammazzato. Qui c'è un altro. Comunque, in questo deathmatch è pieno di scarsoni assurdi. Quello cercava di salire sul tempio azteco, ma non ce l'ha fatta.
Ah, 392 punti, 33 kg. Beh, credo di aver superato ormai l'ostacolo del bot. Pensi di aver ammazzatissimo in questa partita 2. Comunque, quello io ho tolto 93 in 4. No, penso sia questo quello che ha pochi HP, esatto. Vabbè, almeno ci ha dato la kill. 40 secondi. Questo qua che va in giro con le doppie berrette. Luck style. Perfetto. Comunque si sì, sciotta. Dopo che ci vede un po' la mano, sciotta quest'arma. E questo col pompa che cavolo ci faceva lì? 25 secondi, dai, dai, dai. Cerchiamo di fare più che il possibile ormai. 37-21. Come che non è riuscito ad ammazzarmi? Col pompa non lo spiega. Azz. 68 in 3. È brutto come spray quello dell'auto comunque. 6, 5, 4, 2, 1. È finita. Vediamo se droppo qualcosa. Speriamo di sì. Non ho ancora mai droppato niente in questo unbox fragaton. Infatti, non ha droppato nulla. Quindi ragazzuoli, questo video finisce qui. Vi ricordo come sempre di lasciare tanti like e commenti. Se volete partecipare, appunto, usate l'hashtag esci l'arma. Ciao ciao!